E bakayoko, bakayoko, e bakayoko, e bakayoko, e quasi gode però. Mamma mia, godo come un riccio, godo come un mio amico che gioca a Pro Club, che si chiama Alessandro Riccio. Godo come Alessandro Riccio, godo come un riccio, godo, godo, godo. Questa vittoria ci voleva per la mentalità, per il morale, per la classifica, per tutto. È una vittoria che serviva per tutto, tutto. Allora, mamma mia. Da dove partiamo? Da dove partiamo? Dalla figura di merda iniziale? Partiamo prima di quello. Erroraccio di Ramani. Allora, io ho detto prima della partita: ah, finalmente Ramani lo vediamo. Era meglio che non lo vedevamo. O meglio, nel senso, io sono convinto che un giocatore, quando gioca una partita a distanza di mesi, non è quel giocatore che tu ti aspetti. Mi spiego meglio. A Verona Ramani era un ottimo difensore in una difesa a 3, ok? Però il modulo non c'entra un cazzo, perché prima di andare a Verona Ramani giocava in una difesa a 4. Ma se tu, caro Gattuso, lo metti a distanza di 4 mesi, titolare, è logico che non si comporti in maniera dignitosa. È vero però inoltre che quell'errore non è tanto colpa di Gattuso che lo ha inserito tardi, una presenza da titolare dopo 4 mesi. Là è proprio la testa. Cioè, tu già dal principio non la devi passare al portiere, soprattutto se vedi che Lasagna, o meglio l'attaccante avversario, sta a pochi metri da te. Hai fatto poi, inoltre, un retropassaggio di merda. Di merda. E da là, da quell'errore di Lamani, che poi pure Meretti ci ha messo nel suo, un 70-80% le colpe vanno a Ramani, non tanto a Meret. Tu hai dato un retropassaggio di merda, moscio, mollo, lentissimo, un retropassaggio inutile, evitabilissimo. Ok? Bene. E infatti da là Ramani, da quell'errore, non ha capito più un cazzo. Ramani, secondo me, è quel giocatore che si fa influenzare dall'errore. Ed è una cosa che attualmente non ce la possiamo permettere. Caro Ramani, questa cosa tu che giochi in Serie A non te la puoi permettere. Ok? Bene. Togliamo sto dente, anche perché poi Meretta, ok, le colpe un po' sono le sue, però io Meretta ha fatto 6-8 parate, di cui 2-3 veramente fondamentali, veramente ciniche. Quindi è inutile che mo molti dicono Meretta out, Meretta un incompetente, Meretta qua, Meretta là. Meretta ha fatto il suo lavoro. Punto. Ok? Poi, nel secondo tempo una difesa, mamma mia, una difesa tutta rivoluzionata. Non è stato un miracolo se non abbiamo pigliato gol. Un miracolo. Cioè, Isaimar, lui come terzini, Maximovic di Lorenzo, che nonostante sia stata una difesa, come dire, una difesa sorprendente, che la prima volta che la vedevamo, ha giocato discretamente bene, soprattutto di Lorenzo, che è stato un difensore centrale adattato. L'ultima volta che l'abbiamo visto centrale è stato con Ancelotti. Centrocampo, Bakayoko, monumentale, Bakayoko, monumentale, Bakayoko dove agiva l'azione, lui stava al muro, e poi mettiamoci la ciliegina sulla torta, finalmente trova il gol, il primo gol in azzurro, e speriamo che ce ne arriveranno tanti. Fabio Aruzzo, una prestazione da 6, però mamma mia, io. Fabio Aruzzo, tanti passaggi sbagliati, ma una verticalizzazione alta. O un cambio fascia, mai, ma ha sempre giocato, non lo so, male. Per me ha giocato male, per me, e lo ripeto, questa non è la prima volta che lo ripeto, per
per me il centrocampo titolare deve essere Bakayoko, Demme. Demme, infatti, appena entrato, gli ultimi 4 minuti, ma appena entrato si è subito fatto vedere. Si è subito fatto vedere e valere. L'attacco, io mo sto analizzando pian piano tutto ruolo per ruolo, perché è stata una bella partita liberatoria, quindi posso parlare in maniera, cerco di parlare breve, ma cerco anche di parlare in maniera chiara. Difesa parlata, centrocampo parlato, anche se si poteva fare leggermente meglio a centrocampo, anche perché l'Udinese, che poi merita l'Udinese, Gotti ha messo su una squadra veramente buona tatticamente. Quindi non è tanto noi che abbiamo giocato male, è stato l'Udinese anche che ha giocato bene, perché poi l'Udinese si difendeva a 5 e in più era numericamente superiore a noi a centrocampo. E la Gattuso poteva forse fare qualcosa, fare un centrocampo a 3 nel secondo tempo, ma vabbè, alla fine ci è andata bene, ci è andata bene. Anche perché poi Bakayoko vale per 2 fisicamente, vabbè. Comunque, difesa parlato, centrocampo parlato, attacco, Lozano un po' anomalo, e anche se devo dire la verità, si è conquistato il rigore, si è conquistato 3.000 falli, lo hanno proprio ucciso, secondo me dopo la partita andranno a raccogliere le sfere del drago per resuscitarlo. Petagna, solito Petagna, ha avuto un'occasione, tiro di Lozano e poi deviato, dove Musso ha fatto un miracolo. Ma per il resto poca roba, stessa cosa Llorente. E qua parliamo pure della nota dolente, Insigne. Allora, come sempre, Napoli spaccata in due, pro e contro Insigne. Io fino all'anno scorso, no, fino a 2 anni fa, più 2 anni fa, io ero contro Insigne, ma proprio contro, perché lo reputavo arrogante, lo reputavo, non dico inutile, ma faceva sempre la stessa cosa. Poi, nell'ultimo anno, soprattutto, sto cercando di amarlo perché caratterialmente sta migliorando, anche perché con Gattuso è migliorato dal punto di vista caratteriale e morale, quindi lo vedo più da capitano, mi viene da dire. Però, Wayu, personalmente, questo è il mio pensiero, però personalmente, Insigne sa da fanno poche panchine, come Fabian Ruiz. Cioè, i giocatori che giocano sempre, Di Lorenzo contro la Fiorentina non ci sarà per squalifica. Ma Insigne, Wayu Insigne, la seconda partita che si crede di fare il fenomeno. Insigne fa sempre la stessa cosa. Ormai ti conosco anche in Cina, che poi molti dicono, allora lo fan, fa sempre la stessa cosa, però alla fine ci azzecca sempre. Nelle ultime partite no! Nelle ultime partite no! Stasera ha voluto fare il fenomeno. E ha sbagliato di tutto. Un capitano deve farsi vedere e sentire. E sentire. E sentire. Cioè, Insigne, che mi significa quel tiro inutile sulla punizione? Un tiro inutile, invece di crossare. Perché? Poi fa sempre queste aperture sul secondo palo. Ormai sono inutili. Lozano non è Cagliegoni, invece di darla a Lozano che taglia le spalle, la dai a Petagna, che almeno se la tiene fisicamente, massimo si guadagna un rigore pure. Nel bordello generale ti può conquistare un gol. Per me, Insigne, Fabian Ruiz e Di Lorenzo, che ripeto salterà, deve saltare la Fiorentina, perché per me è uno che gioca sempre, poi dopo la Fiorentina c'è la Supercoppa, mi sembra. Quindi un po' di riposo gli serve personalmente, che queste prestazioni sono anche frutto di troppa stanchezza personalmente. E voglio che c'è da dire, abbiamo vinto, sono contenti, godo, proprio a spruzzo, godo, grande Bakayoko, che poi secondo rigore in pochi giorni, in poche settimane, cioè, ma è accaduto 2 rigori per ora. Cioè, noi in un anno abbiamo subito 4 rigori, pochissimi rigori in un anno intero. E quest'anno già siamo a 2. Cioè, qualcosa è cambiato. Speriamo il 2021 porta qualcosa di bello. Speriamo. Ragazzi, forza Napoli sempre! Noi ci vediamo stasera alle 10:30 con il Foot Champions su quell'altra piattaforma. Io vi aspetto. Sostenetemi perché voglio, stasera voglio provare ad arrivare a Euro 3.
E mi serve però il vostro supporto, oltre al sup Benfica. Ok, basta stronzate, forza, Napoli sempre! E come sempre, ciao aiuto!